Ciao a tutti, eccoci qui per il primo appuntamento dedicato al mondo di Dragon Ball. Ieri forse avete già visto il video di presentazione di questo progetto che inizia oggi e che ci terrà compagnia per 2, forse 3 anni, vediamo. Detto questo, ovviamente io vi rinnovo come sempre l'invito a iscrivervi al canale qui sotto, è gratis, basta fare un clic, non serve avere un account YouTube, basta che ne abbiate uno Google. Oggi partiamo subito con il primo capitolo del manga. Vi ricordo che seguirò l'edizione full color, quindi il primo capitolo è Bulma e Son Goku. Una cosa che non vi ho detto ieri, che però forse avrete già capito, perché comunque mentre parlavo in basso c'era così un piccolo video di presentazione mentre sfogliavo il manga, mentre ci sarà una parte di ogni video in cui andremo a sfogliare proprio insieme il capitolo in questione. E pagina dopo pagina andremo un po' a commentare quello che succede e quello che non succede. Mentre invece poi dopo questo momento di lettura insieme andremo a parlare di un tema che ha a che fare col capitolo che abbiamo appena letto, ma che magari poi riguarda anche altri temi che incontreremo poi in Dragon Ball, in Dragon Ball Z o anche in altre saghe. Detto questo, di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare del primo capitolo, Bulma e Son Goku. In questo capitolo, appunto, c'è il primo incontro tra due dei personaggi più amati che poi andremo a incontrare per tutto il proseguio di Dragon Ball. È un capitolo molto importante perché comunque ci vengono presentati tanti elementi che poi saranno sempre presenti in Dragon Ball. Penso alle sfere del drago, penso al bastone Nioi di Goku, penso al drago Shenlong, che compare già in questo primo capitolo. Penso al Dragon Radar, penso alle capsule Oi Poi, come le chiama il manga, o Oppla, come le abbiamo conosciute nella versione anime. Ci vengono dati anche un paio di nomi delle sfere, nomi appunto orientali, che magari per chi non ha letto il manga non li aveva mai sentiti. Insomma, in poche pagine Toriyama riesce già a dirci tante tante cose. Io adesso non vi aggiungo altro, vi lascio alla lettura di Dragon Ball. Non vuole essere proprio una lettura perché ovviamente non andremo a vedere proprio tutte le vignette, però sfogliando il capitolo in questione ci permetterà così di avere un piccolo canovaccio sul quale parlare e poi alla fine di questa lettura condivisa, chiamiamola così, andrò a parlare poi appunto degli elementi più importanti di questo capitolo. Io per ora quindi vi saluto e vi lascio alla lettura di questo primo capitolo, Bulma e Son Goku. Poi ci vediamo dopo la lettura. Eccoci qua, iniziamo a sfogliare il primo volume di Dragon Ball Full Color. Qui vediamo Goku che già ci fa capire che comunque non è un bambino come gli altri, riesce a spaccare il legno con varie mosse di arti marziali. Vediamo per la prima volta la sfera a 4 stelle che Son Gohan gli ha lasciato. Vediamo anche Bulma, che in mano ha già il radar cerca sfere. Quindi in poche pagine abbiamo già visto due personaggi così importanti di Dragon Ball. Qui vediamo Goku, con la sua famosa tecnica della coda, che pesca, una cosa che poi viene anche ripresa in Dragon Ball Z Kakarot, lo sappiamo bene. Ci viene fatto vedere comunque che appunto Goku riesce a mettere KO un pesce più grosso di lui, quindi non è un bambino appunto come gli altri. E qui c'è il primo incontro tra Goku e Bulma. Ovviamente Goku non ha mai visto un'automobile e quindi quando Goku vede questa automobile pensa che si tratti di un mostro. Quindi la solleva, appunto si prepara a combattere. Ma ovviamente Bulma gli spara un colpo con la pistola, ma il fatto che il proiettile non faccia niente a Goku già ci fa capire che appunto Goku non può avere un livello di combattimento pari a 10 come a volte ci è stato detto. Ma su questo aspetto poi ne parleremo anche nei prossimi video. Goku non riconosce ancora la differenza tra un maschio e una femmina perché non ne ha mai vista una, quindi qua i due si scambiano un po' un paio di battute. Bulma vede la coda di Goku e pensa inizialmente che si tratta di un falso, di una coda così che ha aggiunto Goku per fare il simpatico. Bulma capisce che questo bambino è un po' strano, ma che comunque la sua forza, gli potrebbe tornare utile. Queste pagine sono importanti perché così ci viene un po' fatto vedere per la prima volta che cosa sono le sfere del drago. Eccole qui. Bulma
Bulma così mostra le sfere che ha lei a Goku. E poi in questa pagina ci viene fatto vedere per la prima volta il drago Shenlong. Qui Bulma cerca di sedurre Goku facendogli vedere le mutandine, ma non sa che Goku in realtà non gliene frega nulla di queste cose qua. Devo dire comunque veramente belli i colori qui che hanno usato per questa edition, full color. Qui vediamo, ci spiega un po' che cos'è il Dragon Radar, una cosa importante comunque che poi rivedremo nella storia. Ci vengono fatte vedere anche le capsule Oi Poi che ha Bulma e qui così, ci viene fatta vedere la prima capsula Oi Poi, la capsula numero 9, una sorta di motocicletta che assomiglia un po' a quelle che poi utilizzerà la polizia in Dragon Ball e i due partono alla velocità della moto. Qui è interessante come Goku poi si meraviglia della velocità della moto, vuol dire che lui non è ancora veloce così. E 20 minuti dopo, così riusciamo anche a dare così un po' un contesto così cronologico alle vicende, succede qualcosa. Succede che Bulma deve andare in bagno. Si nasconde per non farsi vedere da Goku, ma viene assalita da un dinosauro. Goku inizialmente non capisce che il dinosauro sia un nemico, anzi chiede a Bulma se si tratta di un amico. Bulma ovviamente gli dice di no, e allora Goku si mette subito in moto per salvare Goku, riesce addirittura a guidare la motocicletta. Appunto la capsula numero 9, qui lo vediamo sfrecciare la velocità della moto grazie a un salto e soprattutto grazie al suo bastone Nioh, che qui fa la sua prima comparsa, riesce a mettere KO il dinosauro che aveva preso Bulma. Se non che Bulma ormai si era spaventata e quindi il capitolo finisce con Bulma che se la fa addosso appesa al bastone Nioh. Eccolo qui, questa è la fine. Rieccoci qui. Allora, questo era il primo capitolo di Dragon Ball, Bulma e Son Goku. Ci sono tante cose da dire su questo primo capitolo. Vabbè, alcune le abbiamo già dette mentre appunto scorrevamo le pagine una dopo l'altra. Tra l'altro, così vi sottolineo per l'ultima volta la bellezza di questa edition full color. L'avete visto, i colori sono proprio belli, super revisionati da Akira Toriyama, quindi devo dire che merita davvero la lettura. Detto questo, parliamo invece del capitolo. Allora, innanzitutto, come vi dicevo prima, in un capitolo iniziale di uno shonen è importante che l'autore ci dica tante cose, che ci mostri subito il protagonista, che ci vada a dare tutte quelle informazioni che ci possano invogliare a proseguire la lettura. E questo Toriyama lo fa al 100%. Ci presenta Bulma, ci presenta Goku, ci spiega a che cosa servono le sfere del drago, chi è il dio drago Shenlong, ci fa vedere alcuni strumenti già importanti come il radar, piuttosto che l'oggetto magico di Goku, bastone Nioh. Andiamo a parlare appunto di queste cose un po' più nel dettaglio. Allora, intanto veniamo a sapere da Bulma che la sfera a due stelle si chiama Erizing Q e che Bulma l'ha trovata nel deposito di casa sua. Ci viene detto che la sfera a 5 stelle si chiama Uxing Q e lei l'ha trovata nella Valle del Nord e che la sfera a 4 stelle, quella che abbiamo visto anche ieri nel video di presentazione, quella di Goku, quella che Son Gohan ha lasciato al suo nipote, si chiama Su Uxing Q. Quindi già ci vengono presentate tre delle sette sfere del drago. Poi ci viene fatto vedere appunto Shenlong, il dio drago. Veniamo a sapere perché Bulma sta cercando le sfere. Il suo desiderio, un desiderio futile, ma che per una ragazzina di 16 anni ci sta, è quello appunto di trovare un fidanzato meraviglioso. Bulma sa tante cose sulle sfere del drago, però, oltre ad aver costruito un Dragon Radar, ovviamente sappiamo delle abilità tecnologiche di Bulma, come quelle di suo padre, è un genio. Veniamo a sapere che Bulma, oltre a questo aspetto del radar, sa tante cose sulle sfere del drago. Sa, ad esempio, che dopo il desiderio le sfere si disperdono nel mondo. È una cosa che non sappiamo bene come possa appunto sapere, magari lo ha letto su qualche testo antico, però intanto Bulma lo sa. Poi vediamo una delle tante capsule a disposizione di Bulma. In questo caso vediamo la capsule number 9, number 9, la moto, quella bianca.
bianca che userà Bulma. E poi soprattutto così vediamo per la prima volta il bastone Nioh che ha Son Goku a sua disposizione. Il bastone Nioh è uno dei tanti elementi che Akira Toriyama ha preso dal famoso libro cinese, ne abbiamo anche parlato ieri, Viaggio in Occidente. La cosa interessante, l'intelligenza di Toriyama in questa cosa qui è stata che lui ha preso tante cose da Viaggio in Occidente, ma sia per quanto riguarda i personaggi, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli oggetti. Lo vedremo anche poi con la nuvola Kinto o nuvola Speedy per chi si ricorda il gettone animato. È interessante perché Toriyama prende da Viaggio in Occidente, ma poi ad ogni oggetto ha aggiunto un qualcosa di originale. Ad esempio, il bastone Nioh, il bastone che si allunga, è un oggetto che appunto c'era già nel libro Viaggio in Occidente, ma in Dragon Ball ha aggiunto due particolarità. La prima, quella che è un oggetto che Son Gohan ha lasciato in eredità a Son Goku, un po' come ha fatto con la sfera a quattro stelle. E poi l'altra cosa, soprattutto, che è molto più importante, che poi andremo a vedere nel proseguo della saga, è che questo bastone, oltre ad essere utilizzabile come un'arma, perché Goku, soprattutto nella prima parte della storia, quando è ancora un bambino, lo usa spesso come arma anche per difendersi dalle spade dei suoi nemici, lo vedremo anche nello scontro con Yamcha, ad esempio. Ecco, oltre a essere un'arma, è quello strumento, quell'elemento che serve per collegare il tempio di Karin al santuario del Supremo, al santuario di Dio. Questo è molto importante, infatti noi poi vedremo che sopra la torre di Karin, sopra il santuario di Karin, c'è proprio una sorta di buchetto, di foro dove poter mettere il bastone, e poi il bastone si allunga e appunto arriva al santuario di Dio. Delle capsule, l'abbiamo detto, in questi primi video, in questi primi capitoli, vedremo tante capsule Oi Poi a disposizione di Bulma. Le capsule sappiamo essere opera della Capsule Corporation, che appunto è della ditta, è l'industria della famiglia di Bulma. Poi, cosa aggiungere? In questi capitoli vedremo che spesso sarà anche interessante andare a individuare il numero delle capsule utilizzate. Tipo in questa puntata ci viene detto proprio esplicitamente da Bulma che la moto bianca è la capsula numero 9, e nei capitoli successivi non ci verrà detto, ma stando attenti alle immagini, lo vedremo anche poi sfogliando il manga insieme, ci accorgeremo dei numeri vari che c'è sulla casa, cioè che c'è sui vari mezzi di trasporto, sulla barca e così via. Direi che per il primo video abbiamo detto abbastanza, abbiamo già detto tanto. Io vi do appuntamento al prossimo video che uscirà sempre alle 13:30. Al momento vi ho già detto ieri che così dovevo un po' decidere se la cadenza settimanale sarebbe stata di 2 o 3 video. Al momento ho deciso di far uscire 2 video a settimana, quindi il prossimo video uscirà tra 3 giorni alle 13:30 e sarà dedicato al secondo capitolo del manga di Dragon Ball, che si intitola appunto Non ci sono. Non ci sono, ovviamente, per Bulma si tratta delle sfere del drago. Per Goku si tratta di qualcos'altro. Se vi ricordate il capitolo, bene, se no, tra 3 giorni vediamo a che cosa si riferisce Goku. Per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è un viaggio lungo come è stato quello di Dragon Ball, così sarà anche il nostro. Spero che possiate aggiungervi già da oggi o anche strada facendo. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento tra 3 giorni, ore 13:30, con il secondo capitolo di Dragon Ball. Non ci sono. Grazie a tutti, ciao e alla prossima!